Siano lodati Gesù e Maria. Di consueto in tutti i giorni di Quaresima grandi insegnamenti con queste due letture che contestualizziamo dal primo episodio. Mosè sta sul monte Sinai, ancora non scende a portare le tavole dei comandamenti e già gli ebrei, gli ha dato un po' di volta al cervello, si erano fatti vitello d'oro e stavano commettendo un gravissimo peccato di idolatria, nonostante tutte le cose che avessero già visto con i loro occhi operare dalla potenza del Signore, a partire dalle piaghe d'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, la manna nel deserto, le guaglie, l'acqua dalla roccia, eccetera. Questo è il contesto della prima lettura. Secondo il Vangelo, Gesù fa una arringa difensiva che spiega quante sono le fonti che attestano che lui è quello che dice di essere, non semplicemente quello che uno dice di sé, cioè non sono io a dare testimonianza da me stesso, perché sappiamo anche che il proverbio popolare dice che chi si loda si broda, non va bene quando noi parliamo bene di noi stessi, e comincia a dare l'elenco dei testimoni. Il primo è San Giovanni Battista. San Giovanni Battista, quando vide Gesù, aveva detto: questo è il regno di Dio, quello che toglie i peccati del mondo, seguite voi. Gesù dice: io non ricevo testimonianza da un uomo, d'accordo? Perché San Giovanni Battista è meno di me. Ho delle cose più grosse. Quali sono? Uno, i miracoli, le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Nel Vangelo di San Giovanni, la guarigione del cieco nato, si sente come dire: non si è mai udito al mondo che uno avesse dato la vista a un cieco nato, avesse aperto gli occhi da uno che cieco dalla nascita. Come fa a fare una cosa del genere? Cioè, poi il Padre stesso ha reso testimonianza di me, ricordate? Durante il battesimo, sempre di San Giovanni: questo è il mio figlio prediletto in cui mi sono compiaciuto. Poi c'è la Sacra Scrittura che parla di lui, e anche la parte della Sacra Scrittura scritta da Mosè, quello che abbiamo letto nella prima lettura del Pentateuco, che parla di lui. Quali sono gli insegnamenti? Gli insegnamenti sono: numero uno, attenzione ad essere costanti e perseveranti, perché l'uomo purtroppo è instabile. Che gli israeliti si vadano a fare il vitello d'oro, nonostante tutto quello che avessero visto, certamente ci lascia un po' sconcertati, ma non troppo. San Paolo scrive nelle sue lettere: i credi di stare in piedi, badi di non cadere. Troppo noi esseri umani siamo caratterizzati da questa mutevolezza, possiamo cambiare, grazie a Dio anche in meglio, meno male, però purtroppo possiamo fare anche dei capitomboli in peggio, quindi non dobbiamo mai stare troppo sicuri, non perché dobbiamo vivere nell'agitazione, ma perché dobbiamo vivere nell'umiltà. Hanno appena restaurato un dipinto di Sant'Epafrodito con San Pietro e con San Filippo Neri sullo sfondo. Dico: quando guardate, ricordate sempre che San Filippo Neri diceva sempre questa parola: Signore, tienimi la mano in palestra, se no Filippo si fa turco. C'è qualcuno di voi che c'ha intenzione di diventare islamico, di andare a far parte, come si chiamano questi qui matti vestiti di neri, che come si chiamano, non ricordo più, i jihadisti, come si chiamano, ISIS, non credo, no? Però voi pensate, se voi siete matti, potrei pure non diventare un po' dell'ISIS. Ecco, dice: no, mai dire no, non succederà. Se il Signore ci aiuta, ci tiene la mano sulla testa, se ci fa funzionare sempre bene quel po' di materia grigia che lui stesso ci ha messo sotto il cervello, che mica sempre funziona bene, e lo tende a volte, se ne vanno un po' per conto loro, e nessuno è esente da questi possibili, ecco, come dire, passaggi a un vuoto, diciamo così. Poi c'è il Vangelo che è ancora più drammatico, perché Gesù qui sta parlando a farisei e dottori della legge. Quindi la cosa assurda che è successa quando, nella vicenda proprio di Gesù, nella vicenda proprio storica, è che le persone che più di tutti avrebbero dovuto conoscere, riconoscere e conoscerlo, non lo hanno riconosciuto come tale. Ecco, io dico sempre alle persone, qui dinanzi a Gesù, questo glielo disse già, vi ricordate l'episodio della presentazione al Tempio, no? Il vecchio Simeone dice: egli è qui per la rovina e la risurrezione di morti. Lui è un segno di contraddizione perché siano svelati i segreti dei cuori. Che te frulla, qual è? Che ti porti dentro il cuore? Perché quelli che hanno misconosciuto Gesù non erano sinceri davanti a Dio. Si pensavano ad essere santi, o si atteggiavano da santi, addirittura sapendo
benissimo di non esserlo, ma non erano aperti, non erano sinceri. E quindi dal momento che Gesù, lo vedremo nella lettura di domani sera, era santo e quindi era un'accusa vivente delle loro azioni, cercavano in tutti i modi di levarselo dai piedi, come si dice nel parlare comune. Ecco, invece le persone che erano magari anche piccole, povere, ma ben disposte, vedendo certe cose, dicono: non è possibile, questo è il figlio di Dio, d'accordo? Non perché costretti, ma perché, come è solito per nostro Signore si accredita, non ci chiede una fede cieca, no? Voi stessi, quando vedete una persona, anche una persona di chiesa, chiunque sia, cioè, voi sapete, noi gli facciamo subito una fotografia. Io quando sono arrivato qua sapevo benissimo che col primo mese c'avevo tutti gli occhi montati addosso. È normale che sia così, perché la gente di squadra, qui come altrove, dice: chi è questo? Fammi un po' vedere chi è questo. Normale, d'accordo? È ovvio. Quindi quando uno non ha, anche nei confronti delle persone, perché li possono avere anche nei confronti delle persone, su pregiudizio, guarda semplicemente, serenamente, d'accordo? Arrivata una persona nuova, non cioè, hanno detto così, hanno detto qua, non vuoi sapere niente. Vediamo, con il cuore aperto è una buona cosa. Quando invece noi abbiamo pregiudizi, o per sentito dire, oppure per cose che ci portiamo molto profondamente nel cuore, lì è un problema, perché lì Dio non entra. Allora tu voglio andare a messa tutti i giorni, voi siete bravi che andate a messa tutti i giorni, ce l'ho con voi, d'accordo? Però succede, capite che anche con una vita, come dire, religiosa, sacramentale, intensa, non si abbia però una fede autentica, bella, ma è tutta una facciata, tutta quanta un'esteriorità che poi non corrisponde alla vita e che addirittura a volte scandalizza le persone che non sono tanto vicine. Quindi questo è un punto fondamentale. Gesù, quando arriva, mette a nudo il cuore. No, che cosa ci sta dentro il tuo cuore? Cioè, tu vuoi conoscere la verità sinceramente, vuoi conoscere il bene, o hai già deciso nella testa tua chi è buono, chi è cattivo, quello che è bene e quello che è male? Quindi manco se viene Gesù Cristo in persona, fai vedere in persona e ti guarda che ti stai sbagliando, dici: no, ci hai tolto tu e c'ho ragione io. Ecco, è importantissimo. Guardate, io ho qualche capello bianco, ce l'ho molti di meno, sono ancora relativamente giovane in confronto a molti di voi che sicuramente saranno nei miei confronti maestri di sapienza, no? Però sono un po' meno ragazzino di qualche anno fa, e quindi un po' per gli anni, un po' per l'esperienza accumulata durante questi 14 quasi anni di ministero, dico che questo è un punto fondamentale, fondamentalissimo, mantenere questa profonda umiltà del cuore, nel senso che se Dio mi sta donando delle grazie, lo ringrazio, dico: Signore mio, aiutami a custodirle e non sprecarle mai, ecco. E al tempo stesso rimaniamo sempre aperti alle novità e alla bellezza di nostro Signore. Io dico, e ve lo dico con cuore, ma un uomo è grande quando sa dire: ho sbagliato. Non quando dice: io non sbaglio mai. Ho sbagliato. Magari stavo in perfetta buona fede, c'era tutto il cuore di questo mondo, ma mi sono sbagliato. E quindi cambiamo, non c'è nessun problema. Dio non c'ha paura di quelli che sbagliano. Dio c'ha paura di quelli che pensano di non sbagliare mai, cioè c'ha paura, non è che c'ha paura, resiste a quelli che pensano di non sbagliare mai, e questi non prendono manco una grazia da parte del nostro Signore. Si tengano pure tutte quante le loro convinzioni pseudo-religiose e poi vediamo come va a finire, non va a finire bene, purtroppo. Ecco, chiediamo a Gesù, perché questo è un entrare proprio nello spirito profondo anche nel cammino penitenziale, che ci aiuti a vivere e a camminare con queste disposizioni, che ripeto sono molto più importanti di quanto noi pensiamo, è proprio la condizione perché il Signore possa portarci piano piano avanti. Non ho nessun problema se sbagliamo, se pensiamo malamente, non fa niente. Gli uomini sono tutti quanti imperfetti, nessuno di noi pensa di tutto quanto bene, manco io, manco il Papa, manco il carissimo Vescovo che ringraziamo per la sua presenza, nessuno, tutti quanti abbiamo bisogno di camminare. L'importante è sentirsi in cammino, sempre, senza mai sentirsi arrivati. E in quel modo, se ci stiamo a sbagliare qualche cosa, non ti preoccupare, che il nostro Signore troverà il tempo e il modo per fartelo capire. Basta che ci sia sempre il cuore aperto. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti davvero a camminare in queste benedette disposizioni, e per piacere a Gesù e per proseguire sempre più fruttuosamente questo tempo santo di cammino e di itinerario quaresimale. Siano lodati Gesù